Amo i tuoi occhi che si posano sul granellino di senape, il tuo sguardo che segue la vedova che lentamente si avvicina al tempio, i tuoi passi che accarezzano nudi la nuda terra. All'avvicinarsi di Gesù devi sentire aria di libertà. Quello che amo in Gesù è la sua libertà, libero come nessuno. Non si è mai fatto comprare, non si è mai fatto intimidire, non è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero. Alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato, è sempre fonte di libere vite. Tu che osservavi come la folla gettava monete e riuscivi a indovinare la sincerità di un gesto dai movimenti armoniosi di un corpo, e tanti ricchi vi gettavano il superfluo, ma lei, la vedova povera, aveva dato tutto, tutto quanto aveva per vivere, due monetine, la misura d'accesso al regno. È un uomo talmente riuscito, così amico della vita, che gli apostoli dissero: un uomo così non può essere che Dio. Un uomo che sapeva di cielo, caduto sulla terra come un bacio, venuto a portare una rivoluzione, la rivoluzione della combattiva tenerezza di Dio. Tu che non hai paura delle mie paure, non hai disgusto delle mie necrosi. È lì che vuoi arrivare, che chiedi di abitare, dove anch'io ho paura di entrare, dove voglio solo scappare. Tu no, non scappi, gridi e abiti. Con che cosa ci seduce ancora il Signore? Forse con l'onnipotenza, la perfezione, l'eternità, ma no, per queste cose lo puoi anche ammirare, perfino ubbidire, ma amare no. Dio mi prende il cuore con la vita bella di Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo, con la sua vita buona, beata, bella, felice. Lui che amava da morire, da morirci. E in lui abbiamo visto che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita. Ma tu ami troppo la mia fragilità e so che ogni caduta, in segreto, aggiungi un passo al mio sogno.